In virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore Gesù vi renda perfetti in ogni bene, perché sappiate compiere la sua volontà, vivendo e operando ciò che a Lui è gradito, a Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Il nostro sacerdote sommo comprende, conosce la nostra vita, ci compatisce, ha compassione di noi, ci conosce perché ha vissuto fino in fondo la nostra fragilità, la nostra debolezza. Non avete un sommo sacerdote, ci ha detto l'autore della lettera agli Ebrei, che non sappia compatire le vostre infermità, le vostre debolezze. Dunque c'è un'apertura a questa fiducia immensa nell'azione del sacerdote sommo, la sua vita per noi, che sta lì, sempre vivo ad intercedere a nostro favore. Dunque siamo garantiti, non siamo mai abbandonati. C'è qualcuno che è lì davanti al Padre per noi. Ed è il ministero che tanti di noi devono esercitare. Coloro che hanno il compito di guidare la Chiesa, Papa, Vescovi, sacerdoti, tutti quelli che hanno un compito nella comunità cristiana. E sapete, il mio compito adesso è proprio questo. Non ho più da correre, da organizzare, ho solo tempo per intercedere ad imitazione di Cristo Gesù a vostro favore.